Siamo nella vecchia sede della Croce Azzurra di Porto Recanati, come vedete in insegna, ma che sarà trasformata presto in Croce Bianca. Siamo qui con Mauro Monachesi, vicepresidente della Croce Bianca di Porto Recanati. Noi con lui ci siamo sentiti tempo fa, era ormai lontano marzo-aprile, lontano, sì, lontano, di qualche mese fa, sempre di quest'anno, quando scoppiò il caso della Croce Azzurra, appunto, che non aveva più la possibilità di andare avanti, di poter autonomamente svolgere dei servizi di assistenza, di soccorso, tanto che intervenne allora, ricordiamo bene, no, la Croce Gialla di Recanati, che tuttora svolge questo servizio in sostituzione della Croce Azzurra qui a Porto Recanati. Ecco, Mauro Monachesi, noi abbiamo così avuto un po' un risveglio della situazione proprio in concomitanza di alcuni atti vandalici che ha subito la sede vostra della Croce Bianca qui di Porto Recanati. E mi dicevi poc'anzi, prima di iniziare questo servizio, che in definitiva ci sono molte persone che ci vogliono male. Perché? Non so, forse è questione di interesse, questione di soldi, c'è tante cose dietro. Allora vediamo nel frattempo, dall'aprile di qualche mese fa ad oggi, cosa è cambiato. Ovviamente abbiamo provato, facci un po' il punto della situazione. Abbiamo provato a continuare a salvare la Croce Azzurra, ma i debiti esorbitanti non ci hanno permesso di questo. Continuiamo a mantenere in piedi la Croce Azzurra, anche perché è difficile chiuderla, nel senso che finché ci sono i debiti non si può chiudere come attività Ollus. In più ci sono anche uno statuto che prevede la riconsegna di tutti i beni, i crediti, i debiti al comune, tante cose dietro. E quindi abbiamo deciso, insieme a nuovi soci, sia fondatori che soci normali, il 3 settembre di formare la Croce Bianca. E stiamo partendo, stiamo cercando di fare tutte le pratiche regionali, siamo stati già iscritti all'albo dei volontari, è arrivata da parte della Regione Marche la domanda per l'accreditamento e adesso aspettiamo questo ultimo step di accreditamento della sede. Ecco, per avere l'accreditamento che tipo di verifiche e di accertamenti dovete subire? Praticamente dobbiamo rispettare la legge 827, che è una legge regionale che prevede tutte le messe a norma della sede, ambulanze, volontari, assicurazioni. È un bel fascicolo che abbiamo quasi pronto. Quindi i vecchi responsabili della Croce Azzurra in realtà si sono trasferiti in questa nuova realtà Croce Bianca. Non possono trasformare la Croce Azzurra in Croce Bianca, perché la Croce Azzurra, sì, deve rimanere in piedi, okay, finché c'è questo aspetto debitorio, dipendenze e quant'altro. Quindi sì, voi partite da zero. Sì, diciamo dell'ex Croce Azzurra ci siamo solo io e Tetta, il resto sono tutti persone nuove, persone che ci credono e stanno anche investendo economicamente in questo progetto. E che fine farà allora la Croce Azzurra? Croce Azzurra prima o lì, poi dovrà quella chiudere. Volta si parlava di 400.000 euro di debiti. Sono molti di più. Molti di più. Sì, sì, sì. E non so, adesso stiamo vedendo con gli avvocati come risolvere questa situazione. Può dichiarare fallimento? No. No, 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 no. Per legge no. Non per legge non può, no, dichiarare fallimento. Quindi è una bella grana, una diciamo. Una bella grana, così. Sì, sì. Nel frattempo la Croce Bianca sta svolgendo tutte le pratiche per poter entrare in funzione, ma sì, con quali mezzi? Noi abbiamo questa ambulanza, adesso dovrebbe arrivare un pulmino per il trasporto disabili, trasporto pazienti, anziani, per fare visite e tutto. E stiamo già partendo per avere un'altra ambulanza, stiamo raccogliendo i fondi in questo momento, abbiamo già fatto un progetto preventivo e tutto e stiamo aspettando. E per raccogliere i fondi vi limitate, diciamo così, alla raccolta
che avete fatto ultimamente, mi sembra, no? Negozio per negozi, sì, anche con un calendario. Negozio, abbiamo fatto un calendario che ci ha fatto degli sponsor, che adesso già sta in distribuzione in tutto il paese, e, con offerte, diciamo. Ho capito. Beh, va bene, adesso qui ci sarebbe anche di sistemare dal punto di vista strutturale la vecchia sede della Croce Azzurra. Noi abbiamo, diciamo, fatto un po' tutto, abbiamo risistemato la sede, quindi ripitturato, rifatto l'impianto elettrico, l'impianto illuminazione, pittura, pavimentazione, qualche infisso abbiamo cambiato e l'abbiamo messa a norma, diciamo, grazie all'aiuto di tutti i volontari che hanno investito sia economicamente che fisicamente a fare questo lavoro. Ecco, qui siamo all'interno, no, monachesi, della Croce Azzurra. Questo è l'ingresso, non voglio fare danni, naturalmente ancora alcune in via di sistemazione, quindi è logico, però si presentava peggio questa sede prima? Sì, prima c'era muffa nei muri, c'era il pianto elettrico non a norma, e luci vecchie, quindi abbiamo rimesso climatizzatori, un po' tutto. Diciamo. Ah, quindi avete sistemato anche, avete fatto una tinteggiatura, sì, oltre al piano, l'impianto elettrico che avete sistemato. Ecco, questi sono locali che poi sono anche abbastanza vasti, c'è l'ufficio naturalmente, c'è la parte della cucina, che serviva per i volontari. Sì. Perché questa è un'attività che in realtà non trova mai riposo, non chiude mai. No, in teoria. Quindi lavora 24 ore su 24. Qua c'è la nuova camera. Ah, per poter dormire di notte. Molto più ampia. Capito. Questo è... Non ti nascondo che è la prima volta che entro in questi locali, perché anche quando c'era la Croce Azzurra non ho avuto modo di, di venire, di un'occasione naturalmente. Poi qui ci sono altre stanze. Magazzino, spogliatoio. E quindi vi siete dati da fare, perché non volete rinunciare a questa... No, a ridare alla Porto dei Canali un servizio. No, no, assolutamente no. Ci crediamo, ci abbiamo messo un lavoro, impegno, soldi e vogliamo portare avanti questo progetto. Questi è uno dei locali che dovranno essere esaminati anche dall'ASO, quindi per vedere se sono idonei a ospitare sia personale, personale in questo caso. Sì. Ho capito. E quindi, allora, ricapitolando, monachesi, voi avete istituito ufficialmente questa Croce Bianca il 3 settembre. Avete fatto tutte le pratiche burocratiche, sono in via di completamento per poter chiedere alla Regione l'accreditamento di questa nuova realtà. Siete già in possesso di una croce, di un'ambulanza e un'altra avete in animo di acquistare attraverso anche dei fondi che state raccogliendo. Un'automedica ce l'avete eventualmente? E l'automedica no, non ce l'ho mai avuta a Porto Recanati. Ah, non ce l'ho avuto mai. Quindi. Sì. E quindi è sempre comunque un'attività che non prevede il medico a bordo, no, diciamo, no, no, così. No. Ecco. E quindi si dovrebbe ritornare a una situazione pregressa a quella attuale, in cui la Croce Gialla di Recanati prevede anche il servizio qui di Porto Recanati. Va bene, e quanti siete soci attualmente adesso? Soci adesso siamo circa 25-30 persone. Soci fondatori siamo in 8. Godete di qualche sponsor almeno, sì. Qualcosina, sì. Qualche cossettina, sì, magari, giusto che... Certo. Di poter avere una copertura finanziaria. Beh, benissimo, tanti auguri allora, e grazie per queste notizie che ci hai dato. Grazie.